Ciao a tutti, sono io, vi ricordate di me? Probabilmente no. Sono un po' sparita, sono un po' sparita perché il periodo non è stato, non è e non sarà dei migliori. Ho avuto, oddio, non dico bisogno, in realtà non ho avuto proprio la forza, la voglia, la motivazione di mettermi davanti alla videocamera, che in realtà è il mio cellulare. Per parlare di libri o in realtà di qualsiasi altra cosa, però mi è dispiaciuto un po' perdere questa condivisione, no? Di qualcosa che mi piace molto, che sono i libri, e che mi viene spontaneo, naturale, cioè parlare e straparlare. Quindi, benvenuti o bentornati in un nuovo video, e oggi parliamo di tanti libri. Oggi parliamo di tanti libri perché, appunto perché sono sparita un pochino, vorrei... Ciao Andrea! Quindi, dicevo, intanto mi scuso se ci sono dei rumori molesti, ma ovviamente senza finestra aperta e senza ventilatore non si vive. Spero di isolare un po' il fastidio con gli auricolari. Vedremo. E c'è anche questo effetto molto anni 90 dei miei capelli che svolazzano. Allora, come dicevo, visto che non faccio video da un po', non parlo in generale di libri da un po', oggi volevo fare dei brevi recap, aggiornamenti, non tanto di cosa ho letto ultimamente, perché per quello magari farò un wrap up alla fine di luglio, cioè settimana prossima. Ma per parlare di cosa sto leggendo, perché sono in una di quelle fasi della mia vita nella quale leggo 50 libri contemporaneamente, cosa che mi capita abbastanza spesso, in particolare quando ho tanto da leggere o più tempo del solito, per leggere. E quindi eccomi qui. E sto leggendo di tutto, nel senso che sto leggendo cose estremamente diverse, tra loro. In particolare, da cosa iniziamo? Iniziamo da questo. Allora, quando io sono un po' più libera dall'università, cosa che sta succedendo adesso perché mi manca una sola materia per poi laurearmi, quindi appunto sono un po' più libera dallo studio, e quando questa cosa succede io tendenzialmente mi dedico alla saggistica, che mi piace molto in generale, mi piace leggere saggistica, mi piace scoprire cose nuove, in particolare mi piacciono molto i saggi che parlano di psicologia. E in questo momento sto leggendo il libro che avevo in libreria da un po' e sto parlando di Donne che amano troppo di Robin Norwood. Allora, che dire, intanto non pensavo che mi avrebbe presa così tanto, anche perché è difficile parlare di libri che prendono quando si parla di saggistica, ma l'ho iniziato ieri e ho letto 120 pagine, quindi sono a meno di metà. Donne che amano troppo parla di... Fondamentalmente di dipendenza affettiva, quindi di quelle circostanze che portano appunto le persone in generale, ma le donne in particolare, perché statisticamente l'autrice dice che sono le donne appunto ad avere maggiormente questa problematica, appunto che tendono a riversare i propri problemi generalmente derivanti da traumi infantili su i propri partner. Anzi, che vanno proprio a cercare dei partner che ricalchino quei modelli malsani, tossici, ecco, che appunto ricalcano i loro traumi o disagi infantili. Robin Norwood è una psicoterapeuta americana. Questo saggio non è recente perché è stato scritto è dell'85. Quindi ci sono un po' di cose che fanno storcere il naso, per esempio a un certo punto, visto che appunto in questo libro sono presenti tanti casi studio, quindi di donne con cui l'autrice si è ritrovata appunto a parlare appunto nelle vesti di psicoterapeuta. A un certo punto c'è una donna, insomma, che dice: il mio ex compagno mi ha confessato di essere bisessuale ed è una cosa che non incontra il mio sistema di valori. Che senso? È una cosa che nel 2023 non ti verrebbe mai in mente di scrivere, perché fortunatamente c'è una maggiore consapevolezza, una minore ignoranza su queste tematiche. Fortunatamente il libro non parla di questo, quindi diciamo è un aspetto marginale. Nelle prime 120 pagine, diciamo che a farmi storcere il naso è stato solo questo, però lo sto trovando interessante. Cos'altro sto leggendo? Vabbè, continuiamo col cartaceo, perché sono due in cartaceo e due in ebook in digitale. Allora, ho iniziato a leggere ieri sera Il chiacchieratissimissimo, che
Cleopatra and Frankenstein di Coco Mellors. Questo mattone gigantesco, perché non so se rende l'idea, ma è veramente gigantesco, proprio in altezza. Non so perché ogni tanto facciano, non so se è l'edizione, no, è l'edizione inglese, sì. Non so perché ogni tanto facciano queste edizioni gigantorne, ne ho anche altre. comunque, libro chiacchieratissimo perché è stato pubblicato lo scorso mese, anche in Italia, è stato tradotto e portato da Einaudi. È stato presentato come questo romanzo incredibile, profondo, sulla scia di Sally Rooney, che diciamo praticamente ormai per qualsiasi autrice donna che parli di relazioni tra millennial, che poi in questo caso neanche si tratta strettamente di millennial. Io ho comprato questo libro in tempi non sospetti, cioè quando era uscito da pochissimo in lingua originale. Semplicemente devo dire la verità, perché l'avevo trovata a 5 euro su Amazon. Dopo tutto questo l'ho mollato lì in libreria, come spesso faccio, e dopo questo grande chiacchiericcio in Italia, perché appunto è stato accolto con moltissimo hype, ho visto che in linea generale non è piaciuto poi così tanto. Credo più che altro perché le aspettative in generale del pubblico, dei lettori, erano troppo alte. E quindi diciamo che io non lo sto leggendo con chissà quali aspettative, questo probabilmente mi potrebbe portare ad apprezzarlo. Allora, finora ho letto le prime 40 pagine. Cosa succede in queste prime 40 pagine? La notte di Capodanno, in un ascensore, si incontrano Clio, o Cleo, la 24enne o 23enne, insomma, pittrice inglese squattrinata che appunto è andata a cercare fortuna a New York, e Frank, quarantenne che lavora nell'ambito della pubblicità. Coca immediatamente la scintilla tra questi due personaggi, assistiamo alla loro prima conversazione e poi c'è un salto temporale di qualche mese, pochi mesi in realtà, nel quale i due si sposano, quindi non è spoiler perché succede letteralmente nelle prime 40 pagine. E appunto poi il romanzo dovrebbe proprio incentrarsi sulla relazione tra questi due personaggi, a questo grande age gap che francamente non vedo così problematico, perché stiamo parlando di un age gap tra due persone adulte, quindi non so, mi auguro che non sia il fulcro del romanzo. Si parla di questi due personaggi, dovrebbero avere abbastanza importanza anche alcuni personaggi secondari. Cosa posso dire finora? Finora posso dire che mi piacciono molto i dialoghi. In che senso? Non nel senso che strettamente viene apprezzo i contenuti, perché per quello è troppo presto per dare un parere, ma sono resi molto bene, non sono forzati e sono molto realistici, cioè sembra veramente di stare assistendo ad una vera conversazione. E questo è interessante, devo dire che tra l'altro i dialoghi finora sono tanti, vedremo come andrà. Cos'altro sto leggendo? Sto leggendo un libro in ebook e sto ascoltando un audiolibro. L'audiolibro che sto ascoltando è California di Francesco Costa. Lo sto ascoltando perché volevo qualcosa che mi desse un po' le vibes del podcast, quindi non volevo ascoltare un romanzo. Torniamo quindi un po' nell'ambito più o meno della saggistica, per quanto non so se definirlo strettamente un saggio. Ho ascoltato veramente pochissimo, quindi non andrò chissà quanto in profondità. Di cosa parla California? Parla della California, cioè parla del grande flusso migratorio che sta portando i californiani a spostarsi in altre parti degli Stati Uniti. Francesco Costa va ad analizzare motivo per il quale sta appunto accadendo questo flusso migratorio, che non si era mai visto prima, perché appunto la California è vista un po' come la meta perfetta, il luogo ideale nel quale vivere, e va appunto ad analizzare tutte queste motivazioni, ricercando, poi andando poi più in profondità, parlando anche di temi più vicini magari appunto agli italiani, perché Francesco Costa è italiano, e così via. Non è una definizione chissà quanto esaustiva, appunto perché ho ascoltato forse la prima mezz'ora. L'audiolibro è letto dallo stesso Francesco Costa, che comunque ha anche un podcast, quindi sicuramente riesce a catturare, legge in maniera molto naturale, e quindi come audiolibro per il momento io mi sento di consigliarlo, sicuramente interessante. Poi sto leggendo e rido perché proprio, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, ho letto The Never King di Nikki St. Crow, è stato pubblicato anche questo mese scorso da Mondadori. E allora, cos'è The Never King?
The Never King è un dark romance, credo si definiscano così. Non sono un'esperta del genere perché in linea generale non leggo pochissimissimi romance, e men che meno dark romance, forse non li ho mai letti. Dovrebbe essere un reverse harem, il cui titolo è abbastanza esplicativo, cioè il cui nome è abbastanza esplicativo, insomma, reverse harem, un harem al contrario. Ed è un retelling di Peter Pan. Retelling di Peter Pan, dark romance, reverse harem. Quindi andiamo un po' già a inquadrare quella che è la situazione. Di cosa parla questo romanzo scritto un po' coi piedi, diciamolo. Questo romanzo innegabilmente bruttarello, e non perché sia un dark romance o perché sia un reverse harem, ma perché è proprio brutto, cioè nel senso le scene sono un po' ridicoline, proprio perché ci sono delle cose che succedono in questo libro che non hanno veramente nessun senso, cioè sono proprio ridicole. La trama in realtà poteva pure essere abbastanza interessante, abbastanza originale, se piacciono i retelling, però ci sono dei punti veramente deliranti. Io capisco che il focus dell'autrice non era la trama, era ovviamente le relazioni sessuali tra questi personaggi, perché questo è evidente, è palese, l'autrice non cerca di nasconderlo, però fa molto ridere perché cosa succede? Praticamente la protagonista è la bisnipote di Wendy Darling, no? La Wendy di Peter Pan che tutti conosciamo, che si chiama Winnie. E praticamente cosa succede? Al compimento del loro 18° anno di età, tutte le Darling di generazione in generazione vengono rapite da Peter Pan e portate sull'isola che non c'è. Dove lui si capisce praticamente le spezza, cioè mentalmente, le fa diventare tutte pazze perché cerca di scavare nella loro memoria in cerca appunto di ricordi dei loro adi, ovviamente attraverso la magia. Ovviamente Winnie è diversa da tutte le altre, Winnie è quella speciale perché ovviamente questi romanzi, questo cliché non può mancare mai, quindi Winnie viene rapita da Peter Pan e qui inizia la cosa divertente perché Winnie vuole semplicemente, e lo dice, cioè lei candidamente gli dice: mi chiamano Winnie la zoccola, a me sta bene così, il mio idolo è una prostituta che è una mia vicina di casa, e io voglio bombarmi tutti i ragazzi sperduti, che non chiamiamo bambini sperduti perché fortunatamente sono adulti, sono vecchi di millenni, hanno ovviamente l'aspetto di ventenni super sexy, sia mai sono tutti buoni in questo romanzo, non ci sono dubbi, cioè è sempre così, insomma. E quindi Winnie decide che se li vuole fare tutti, e se li fa tutti, cioè, o almeno quasi tutti nel primo romanzo, no? Perché The Never King è il primo di quattro libri, cosa totalmente insensata perché ogni libro è meno di 200 pagine o 200 pagine, quindi potevamo anche farne due e chiudere, insomma, però effettivamente non so se uno abbia la forza di leggersi 400 pagine di sta schifezza, tutte di botto. Si legge incredibilmente velocemente, intanto perché l'ha scritto una bambina di 3 anni, a livello di pacatezza della prosa, chiaramente non di trama, perché la trama appunto non esiste, perché fa estremamente ridere per quanto è trash, è proprio bruttarello, eppure c'è qualcosa che ti spinge ad andare avanti, cioè a differenza di altri libri oggettivamente brutti e trash che ho letto nella mia vita, che tendenzialmente mi davano semplicemente fastidio, questo mi ha fatto ridere, cioè mi ha fatto evadere, mi ha fatto venire voglia di andare avanti, e infatti sto leggendo il secondo, che è The Dark One, che non è ancora stato tradotto e che quindi sto leggendo in lingua originale, ma che si può leggere tranquillamente perché appunto, visto che è stato scritto da una bambina di 3 anni, pari quattro parolacce fondamentali e lo capisci tranquillamente anche se non sei una cinfa inglese. Perché fa ridere? Perché succedono un sacco di cose totalmente deliranti ed insensate, tipo, pagina 20, lei è stata rapita da questi, cerca subito di farseli, perché non si sa perché, comunque semplicemente perché le va, vabbè, fa bene. Allora se ne chiama uno nella stanza dove è legata a letto, cosa che le piace, lui dice proprio che bello essere legata a letto, mi sembra di stare a Disneyland. Chiama uno dei due gemelli, quindi due gemelli che sono due ragazzi sperduti e che dicono di essere dei fè. Cioè delle fate, insomma, che però non hanno nulla a che vedere con Trilli Campanellino perché non sono piccoli così, sono due maschioni di 1,90 m. A un certo punto lei gli dice: ma voi cosa siete? E lui risponde: siamo dei fè che notoriamente noti come fate, però ci hanno rubato le ali. E lei fa: sì, vabbè, ma io non credo alle fate. E lui: ah, non dirlo mai. Se lo dici, io muoio.
vuol dire questo, no? Ci ricordiamo tutti, anche i cartoni Disney di Peter Pan, io credo nelle fate, lo giuro, perché se tu dici di non credere nelle fate, le fate muoiono. Nel cartone animato Disney. Qui, praticamente, questa tizia è stata rapita da questo soggetto e questo soggetto le ha appena svelato cosa fare per ucciderlo. Cioè, letteralmente, se tu dici non credo nelle fate, io muoio. Chiaro che uno non si aspetta niente, ma questi livelli sono veramente gravi. E lei, ah, ok, scusa, scusa, allora non lo dico. Lasciami pure incatenata a letto, tutto a posto. E insomma, questo libro mi sta regalando grandi gioie e continuerò a leggerlo perché mi diverte nella sua bruttezza. E ovviamente niente da dire se ti piace, cioè ognuno può leggere quello che vuole, magari con lo spirito critico di essere consapevole che una cosa è brutta, tipo io che sto leggendo questa cosa consapevole che sia brutta, però non è che mi piace, però voglio continuare, non lo so, c'è qualcosa che mi spinge a, non so, a spegnere il cervello, no? Come guardare Canale 5, fa quell'effetto di lobotomia. Ecco, questa sensazione mi piace. In realtà io in questo video avrei voluto parlare sia dei libri che sto leggendo in questo momento che dei libri che vorrei leggere come prima di inviare. Ma visto che sto cianciando da 20 minuti, ho parlato solo di 4 libri che manco ho finito, direi che questo video lo interrompiamo qui e nel prossimo parlo della mia TBR per i mesi estivi. Quindi, se avete visto il video fino a questo punto, io vi ringrazio. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un commento, lasciare un mi piace, qualsiasi cosa perché mi è molto d'aiuto. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto. Ciao!